Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati. 50° appuntamento stagionale di questo lunghissimo anno sportivo, il 22° di Stelle nello Sport. Siamo arrivati nel mese caldo, quello dei grandi eventi, della grande conclusione dei nostri progetti. Partiamo da Sportability Day, lo abbiamo lanciato qui in Sala Trasparenza di Regione Liguria, la grande giornata di festa, di sport, di inclusione, di amicizia dedicata ai ragazzi con disabilità motorie, sensoriali e intellettivo-relazionali. Sabato 11 settembre tutto l'impianto polisportivo della Sciorba, lo stadio, il campo da calcio, l'atletica, tutte le aree sportive, la piscina si trasformeranno in un parco olimpico per accogliere ragazzi disabili, fargli provare oltre 20 discipline sportive con più di 30 associazioni, con i loro istruttori che avvicineranno al mondo dello sport, ce lo auguriamo di cuore, ragazzi che ancora non hanno provato lo sport. L'invito è a venire sabato 11 settembre alla Sciorba di Genova dalle 10 del mattino tutto il giorno fino alle 18 per vivere una straordinaria giornata, lo Sportability Day, con le tante realtà istituzionali e associative che sono al nostro fianco e che vi presentiamo in questo ampio servizio. Il senso di Sportability, che è un grande progetto, è proprio questo. Regione Liguria lo ha voluto sostenere come grande segnale nei confronti delle famiglie, dei ragazzi, delle ragazzine, di tutti coloro che hanno a che fare con la diversa abilità. Sportability è un progetto che dura tutto l'anno, ma che ha il suo clou, il suo grande momento di aggregazione sabato prossimo, e quindi io mi sento di dire alle famiglie che ancora non l'hanno provato, ai ragazzini che ancora non si sono cimentati, venite a vedere qual è la potenzialità dello sport che include davvero. Io ringrazio tutta la rete che si è creata grazie all'averci creduto tutti insieme, quindi tutto il progetto di Stelle nello Sport che ha saputo duplicarsi, a tutta la rete delle scuole, della direzione scolastica che ci ha creduto con noi, alla Consulta per l'Handicap che è stata al nostro fianco, perché aver messo insieme tutto questo, aver creato un momento di aggregazione così, credo che sia importante, che sia un segnale potentissimo. Si può provare, si può venire, nel rispetto delle regole sabato prossimo, a provare lo sport, a provarlo se non lo si è mai provato, o a stare insieme per quei ragazzi che invece già si stanno allenando e hanno capito che cosa significa lo sport che include a livello paralimpico. Non possiamo derogare da tutto questo e dobbiamo dare sempre più momenti di inclusione e quindi di socialità a quei ragazzini, a quei potenziali atleti che hanno diritto ad avere dei momenti nella loro vita, nelle loro giornate, che siano momenti di attività sportiva ma anche di socialità piena. Tutto questo è il senso di Sportability e arriva chiaramente, diventato in maniera casuale ma in maniera forte, all'indomani di una Paralimpiade che messaggi importanti gli ha dati. Con questa Paralimpiade si è capito il valore dello sport paralimpico. Io mi auguro che sia veramente un grande successo. Ne veniamo da un'estate meravigliosa per quanto riguarda lo sport, perché non soltanto sono state riprese tutte le attività sportive, ma abbiamo avuto veramente delle grandissime soddisfazioni dalle Olimpiadi e dalle Paralimpiadi. Abbiamo portato a casa tante medaglie. Che questo quindi sia un monito, uno sprone veramente a tutti i ragazzi di qualsiasi abilità per dedicarsi allo sport. Francesco è stato veramente un grandissimo esempio e siamo molto contenti che sia anche appunto ospite di questa giornata, ma anche il giorno appunto 11, perché proprio grazie a lui si può capire che si può. Lo sport è vita, lo sport fa superare ogni ostacolo e ogni limite, e quindi come ce l'ha fatta lui, sicuramente lui è un grande campione olimpico, ma sicuramente potrà dare un grandissimo incentivo a tutti i giovani e non solo. Io posso dire questo, le medaglie che ho vinto a Tokyo mi hanno emozionato, però la medaglia più bella, la medaglia che mi emozionerebbe di più sarebbe quello di vedere l'evento di questo sabato, di questo 11 sabato, pieno di ragazzi con disabilità che vengano per la prima volta a provare sport, a mettersi in gioco, perché ricordiamoci che comunque il bello dello sport non è soltanto l'agonismo, è il fatto di stare assieme, di mettersi in gioco, di provare a capire che cosa si può fare. Ci sono ancora 5.000 ragazzi con l'esonero dall'educazione fisica, ragazzi disabili, sono troppi. Sì, in Liguria purtroppo abbiamo questo brutto primato che abbiamo ancora oggi, troppi ragazzi che hanno l'esonero dall'educazione fisica a scuola.
Nei prossimi anni, secondo me, Regione e il CIP si impegneranno molto per uscire, anche grazie a voi, anche grazie alle televisioni e mezzi di comunicazione, a fare in modo che tutti possano fare sport, a partire dai soggetti che sono più fragili, che solo erroneamente sembra e può sembrare che non debbano fare sport. Consulta regionale per l'handicap ha sempre sostenuto che lo sport è inclusione, però purtroppo ancora è poco conosciuto lo sport, lo conosciamo oggi con le Paralimpiadi, lo conosciamo con alcuni momenti, però avere questa giornata dedicata, queste Paralympic Day, proprio a tutte le attività presenti sul territorio, a noi, per noi è importante per far avvicinare quelle persone distratte, quelle persone lontane dal mondo sportivo e far capire che anche per loro ci può essere una disciplina che li può valorizzare, ma soprattutto gli dà un motivo importante per rientrare nella socialità e perciò nella vita quotidiana. Noi quando già nel lontano 97 con la prima squadra di basket il nostro intento non era tanto di andare a prendere degli ori o dei trofei, ma di far uscire le ragazze disabili di casa e avvicinarsi tramite uno sport alla città. Pierpaolo Varaldo, collaborazione massima anche da parte del mondo della scuola, del MIUR, con l'Ufficio Regionale di Educazione Fisica, che ha divulgato l'invito allo Sport Ability Day a tutti gli insegnanti di sostegno e non solo. Non solo insegnanti di sostegno, anche a tutti quelli di educazione fisica, e a questo proposito, a parte la bellezza della giornata che farete l'11, speriamo che il tempo regga e che sia veramente una bella cosa in quel bel impianto che è della Sciorba, abbiamo anche in programma e faremo insieme a CIP e a Paolo Sala, che è il delegato, un corso di aggiornamento con tutti gli insegnanti di educazione fisica e di sostegno, che partirà a breve. Non so se totalmente in presenza, ma può darsi poi presenza un po' online, su tutto il mondo della disabilità a scuola. E insieme a Francesco Bocciardo e appunto a Paolo Sala cercheremo di invogliare la maggior parte di ragazzini e ragazzine che hanno qualsiasi tipo di disabilità a fare educazione fisica prima a scuola e poi a iscriversi a qualche società sportiva che a Genova comunque stanno proliferando in maniera notevole in tutti gli sport. Noi abbiamo accolto con estremo entusiasmo questa iniziativa, per noi è importante, è una iniziativa che poi si va a collocare in una serie di iniziative che porteremo avanti nel mese di settembre, proprio dedicate allo sport. Ci teniamo tantissimo e siamo ben contenti di aver dato un contributo concreto alla riuscita dell'evento. Una grande soddisfazione, direi che per noi è la prima volta di vedere lavorare insieme i due più grandi impianti di Genova. Sarà un'esperienza molto importante, soprattutto collaudarla con questa iniziativa, che è un'iniziativa di grandissimo livello. Quindi, diciamo, prima di tutto siamo onorati di ospitarla. Finalmente vediamo che cosa vuol dire creare una sinergia fra stadio e piscina. Praticamente si includono quasi tutti gli sport che si possano praticare. Un ringraziamento speciale va ovviamente a MySport Sciorba per l'ospitalità, al BIC Genova per la collaborazione, per tutta la sicurezza, a Sin Lab con i suoi medici presenti, alla Croce Verde San Gottardo e a Misericordia Genova Centro per l'assistenza con i loro militi, e ovviamente un ringraziamento a Panarello per la dolcezza con cui regalerà le merende a tutti i ragazzi, a cui ovviamente doneremo gadget, al nostro fianco AMIU, partner ambientale di Sportability Day, così come ovviamente tutti coloro che vorranno essere insieme a noi alla Sciorba sabato 11 settembre. Ci sarà, lo avete già sentito, anche Francesco Bocciardo insieme a Matteo Orsi e Gianfilippo Mirabile, i nostri eroi paralimpici. Facciamo un passo indietro perché Marco Callai è stato il primo ad andare a cogliere Francesco all'aeroporto di Genova quando è rientrato con quelle straordinarie medaglie, 2 d'oro e 1 d'argento al collo. Diciamo che il 100 era la gara più difficile in assoluto, in cui eravamo tutti lì, tutti molto vicini all'oro e al podio. Io sapevo come dovevo strutturare la gara e sapevo che quando gli altri avrebbero iniziato a crollare io dovevo iniziare a salire per riuscire a vincere. Non dovevo mollare, non devo concedere nemmeno un centimetro. Come sempre, dediche speciali per questi successi che tu raggiungi per far conoscere sempre più, sempre meglio il valore dello sport paralimpico, per avvicinare ragazzi e ragazze disabili che ancora non praticano sport.
Sì, di sicuro la prima persona che vorrei ringraziare è il mio allenatore Luca Pucce, che comunque mi ha seguito in tutti questi anni. Poi c'è la mia famiglia, c'è la mia ragazza, ci sono tutte le persone che mi hanno sostenuto, la mia Liguria, ma anche la mia Emilia, anche perché comunque ho origini anche emiliane. Ed è un gioco di squadra, anche perché è soltanto una persona che va a ritirare la medaglia, però alla fine risultati così alti si possono raggiungere solo ed esclusivamente se c'è dietro un team che lavora e collabora con te. Quali messaggi arrivavano da Genova a Tokyo per Francesco in queste giornate, soprattutto in quelle d'attesa? Le giornate d'attesa erano: stai tranquillo, stai sereno, comunque vada, andrà bene, non ti preoccupare, sei forte, mi raccomando dormi, mi raccomando stai sereno, sempre soltanto questo. Quindi cioè, cercare di farlo rilassare, perché in effetti la prerogativa di questa Paralimpiade, come si sarà visto peraltro anche per le Olimpiadi, era proprio questa tensione, secondo me, che era presente in tutti gli atleti che hanno dovuto aspettare questo anno in più. Francesco ha dimostrato di avere determinazione, coraggio, costanza, sacrifici, e poi lui crede molto in questo movimento, diciamo, per portare i bambini disabili, i ragazzi disabili a fare sport, anche se non importa vincere, l'importante è fare sport. Quindi sono molto orgoglioso di Francesco. È andato consapevole, però ovviamente le gare poi servono sempre delle sorprese, ed era comunque era molto teso. Però devo dire che l'ho visto più tranquillo di altre volte. Ecco, la cosa che lo differenzia sicuramente da Rio è che è maturato come persona e come uomo, e anche a livello di gare, insomma, l'ho visto più sicuro di sé rispetto a 4 anni fa, quando era, anzi a 5 anni fa, quando era ancora giovane, ecco, ancora forse non abituato a gare di un certo livello, nonostante venisse già da una Paralimpiade. La grande gioia di Francesco, dei suoi genitori, del fratello Lorenzo, è davvero una pagina straordinaria che festeggeremo, celebreremo, vivremo ancora insieme sabato 11 settembre alla Sciorba di Genova, tutto il giorno dalle 10 alle 18, per una grande giornata di sport, di amicizia e di inclusione. Ora ci fermiamo per un attimo, ma vi presentiamo un altro personaggio straordinario del mondo Sportability, tra poco. Seconda parte di Stelle nello Sport, 50° appuntamento del nostro magazine in questo 22° anno del progetto che valorizza lo sport e diffonde la cultura e i valori dello sport in Liguria. Un grande personaggio che abbiamo presentato in Sportability sul nostro canale sportabilityliguria.it è Antonia Brigati. Ve la presentiamo con la sua Dog Dance. Ci troviamo a Charlie Dog, dove con mia collega Chiara Meccoli, sotto associazione di Italia Dog Dance, stiamo organizzando ormai l'ennesima gara di Dog Dance, questa volta doppia gara internazionale di DIXN. Qualche mese fa abbiamo organizzato in questo bellissimo centro anche la selezione per gli europei, che si svolgeranno in Germania tra 2 settimane. Questa volta si è iscritta anche Antonia, che mi ha contattato un anno fa per la sua routine che c'aveva in testa, questa routine molto specifica con la sedia a rotelle. E già abbiamo finito, lei ha finito, e devo dire che sono andati veramente molto molto bene. È stata molto emozionante, finalmente sono riuscita a portarla dopo vari rifiuti di molti educatori. Avevano detto che assolutamente questa cosa non era possibile fare. Fortunatamente ho incontrato Lucy, che ha accettato immediatamente quando gli ho raccontato la mia storia. Abbiamo lavorato, ho lavorato tanto insieme, abbiamo lavorato molto. Sophie si è comportata bene, sono contenta,
e spero che i giudici, che sia piaciuta anche ai giudici, spero. Vediamo, piaciuta, vediamo cosa alla fine cosa ci diranno. E progetti per il futuro, vediamo se riterremo opportuno di portarla ancora avanti questa routine qua o cambiare. E poi niente, speriamo che di farlo diventare a tutti gli effetti sport paralimpico. Grande successo per il meeting della scuola vela a Loano nel servizio di Marco Callai, tutti i dettagli. Si è svolto a Loano il meeting zonale delle scuole di vela della prima zona a conclusione del percorso iniziato a metà luglio con i meeting provinciali di Varazze, Arenzano, Spotorno e Ceriale. Circa 40 allievi si sono ritrovati sabato 4 settembre presso il CN Loano per partecipare alla manifestazione promossa dalla Federvela e organizzata dal Comitato Prima Zona, con l'obiettivo di mostrare quanto appreso durante la scuola estiva, confrontarsi con gli altri e accrescere così, in un contesto non competitivo, la passione per la vela. Una soleggiata ma molto ventosa giornata settembrina ha accolto questi ragazzi, limitando solo in parte lo svolgimento delle attività previste. Le condizioni meteo non hanno impedito agli istruttori dello staff, composto da Camilla Fassio, Amelia Mendau, Tatiana Mangano, Greta Capelli, Federica Manero e Diego Masio, ai quali va il ringraziamento della prima zona, di impegnare gli allievi con attività diverse in acqua e a terra di vela, windsurf, kite e SUP. Grazie alla fattiva collaborazione degli allievi istruttori della prima zona e degli ADI, che hanno potuto cimentarsi e mettersi in gioco in questa nuova esperienza in vista del prossimo corso istruttori, il meeting si è così concluso con grande soddisfazione da parte di tutti. Rimaniamo in mare, parliamo di sicurezza con la Lega Navale Italiana di Sestri Ponente, che ancora una volta ha portato avanti un progetto molto interessante sulla sicurezza in mare. La felicità di vedere nel nostro salone e nella nostra sezione soprattutto un bel gruppo di bambini per questa iniziativa in concomitanza con la Croce Rossa Italiana per la prima sezione in Italia a fare sicurezza in mare per i bambini. La mission della Lega Navale in tutta Italia è quella di promuovere la cultura del mare. Voi lo fate attraverso numerose iniziative. Tutte le iniziative possibili e immaginabili noi le portiamo avanti, ecco. Per quanto riguarda sia il presente, passato, presente e futuro, che anche domani abbiamo una bella parte, una bella veleggiata composta da tutti i soci della nostra sezione, praticamente sono 39 imbarcazioni che partiranno domani mattina per destinazione Loano. Pernotteranno a Loano e da Loano torneranno qui in nostra sezione, che dopo il giorno 12 settembre ci sarà la premiazione, dove noi abbiamo invitato tutte le autorità istituzionali della Liguria per poter festeggiare con loro quest'altra bella iniziativa. Presidente, ci aiuta a fotografare le sezioni della Lega Navale di Genova a Sestri Ponente? Quali sport si possono praticare qui da voi? E diciamo, perché per il mare tutte, non c'è un'attività che possa mancare nella nostra sezione, come canottaggio, che ci stanno dando delle grandi soddisfazioni, in quanto che quando vanno a regattare medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo sono sempre sulla medaglia, diciamo. Poi abbiamo la pesca subacquea, abbiamo la vela, gli Optimis, abbiamo il laser, abbiamo il Martin 16 per la disabilità, che noi con la disabilità abbiamo delle iniziative notevoli sia per quanto riguarda il campionato mondiale sia per il futuro campionato italiano, che vorremmo essere noi a invitare tutti i disabili che frequentano tutte le sezioni della Lega Navale Italiana qui da noi a fare questa bella esperienza. Dal mare al lago, a Corgeno, ancora una volta è stata festa grande per la Liguria del remo con i campionati della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso.
È stata una bella gara, ci siamo divertiti, eravamo allenati, nonostante non abbiamo preparato molto l'equipaggio, il risultato per fortuna è arrivato. Quante uscite? Parecchie, nel senso che comunque sono un po' di settimane che ci alleniamo, abbiamo cambiato anche un po' l'equipaggio a seconda un po' di come venivano gli allenamenti e come riuscivamo a tirare, e alla fine abbiamo trovato questa come la formazione migliore e abbiamo fatto la gara. Cosa ha fatto la differenza? Ma un po' tutto, la barca, l'allenamento, la barca, l'assieme, l'amicizia, un po' tutto. Che bello il valore dell'amicizia, Mele, la dedica? Buona società, soprattutto, e ai compagni. Fabietto, è stato disciplinato questo gruppo? Sì, moltissimo, poi siamo gruppe molto affiatate, quindi riusciamo sempre a avere degli ottimi risultati. Abbiamo poi ascoltato! Siamo uscite periodicamente settimana da quando abbiamo fatto i campionati di fondo, abbiamo continuato ad allenarci, soprattutto nel primo periodo. In attesa della finale del singolo, insomma, questa giornata è iniziata nel migliore dei modi, vero? Sì, è iniziata bene, speriamo si concluda altrettanto bene, e quest'anno i campionati di fondo non era andata benissimo entrambe le gare, quindi speriamo oggi di farcela. Cosa ha fatto la differenza nel due di punta? E penso le uscite che abbiamo fatto durante l'anno, il timoniere che è stato molto bravo il primo anno che rema con noi, e devo dire che ha imparato benissimo. Ti sei emozionato? Sì, sono molto contento, mi è davvero piaciuto, per me è un'esperienza nuova e sono divertito. Lo sport outdoor è un'estate ancora una volta importante. Siamo stati al Bella Vita a Spinetta Marengo per conoscere quella che è stata l'intensa stagione estiva e le novità per la prossima stagione autunnale invernale. Ci siamo visti esattamente un anno fa, non so se ti ricordi, con una valigia piena di aspettative e di belle idee per la stagione invernale che sarebbe cominciata. Purtroppo i nostri sogni sono stati infranti, nel senso che a ottobre del 2020 abbiamo chiuso i battenti per ben 7 mesi. Gli impianti sportivi, come tutti sapete, hanno chiuso, sono stati mesi difficilissimi, bui, dove però non ci siamo arresi, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo progettato la riapertura delle strutture. Abbiamo riaperto a maggio la palestra e poi da metà giugno in poi le piscine, e con tante difficoltà, i nuovi protocolli, i distanziamenti, le mascherine e quant'altro. I primi 2 mesi, quindi giugno e luglio, sono andati discretamente bene, poi dal 6 di agosto abbiamo avuto l'ulteriore batosta, quindi l'utilizzo del Green Pass, ma anche qua non ci siamo arresi, abbiamo creato un varco estivo, una segreteria estiva, dove i nostri utenti, i nostri clienti, i nostri soci avessero la possibilità di usufruire anche della parte esterna, e quindi ci siamo adoperati così. Siamo proprio qui nell'area esterna, che è davvero un gioiello e che, insomma, in base al clima andrà avanti ancora, immaginiamo, insomma, finché si potrà goderne. Poi però si inizia già a pensare a quella che sarà la stagione indoor. Esattamente, allora la parte estiva andrà avanti sicuramente fino al 12 di settembre, poi verificheremo le previsioni meteo per continuare almeno ancora 1-2 settimane, e poi dal 20 di settembre in poi andrà in scena tutta la parte invernale. Abbiamo concluso 2 grandi partnership quest'estate, una con il Tocco di Classe, che è una restylist che aprirà sul primo piano, e poi con il ristorante Napoleon, che gestisce e gestirà i nostri bar interno ed esterno. E poi dal 20 di settembre riparte l'Open Week. Ci siamo lasciati l'anno scorso con questa iniziativa, che sono 5 giorni, a un costo simbolico di 10 euro, dove i nostri clienti potranno usufruire di tutto il parco Bella Vita, dalle piscine alla sala pesi, ai corsi, sia in acqua che a terra. Per non dimenticare poi che dal 20 di settembre per 2 settimane ci sarà la scuola nuoto gratuita per i bambini e la scuola di danza. È questa una struttura che ovviamente permette di godersi il weekend con la piscina tropicale, con tutte quelle che sono le straordinarie opportunità, ma è anche per il territorio uno strumento di vita sportiva, tra virgolette, tutti i giorni. Ricordiamo tutti quelli che sono i corsi di opportunità all'interno. Allora, ovviamente tutta la parte acqua, dalla parte tropicale, che è una piscina unica nel suo genere qua ad Alessandria e non solo, dove la temperatura dell'acqua è circa 32 gradi e ci sono cascate, idromassaggi e getti d'acqua. Per passare poi alla parte chiusa, dove c'è la palestra, le sale corsi, dove facciamo spinning, step, zumba e chi più ne ha più ne mette.
torniamo in Liguria, a Savona in particolare, per parlare di karate con Raffaella Carlini, inquadrare quello che è il futuro dell'attività del Karate Savona. Siamo ripartiti pienamente a maggio con tutte le attività federali e internazionali e purtroppo non è andata come speravamo, nel senso che quest'anno i risultati stentano ad arrivare. I ragazzi sono demotivati perché comunque tutta questa situazione li fa pesa su tutti. Noi cercheremo nel secondo semestre, quando ci saranno i prossimi campionati italiani di classe, cadetti, junior, di esordienti, di recuperare diciamo il nostro livello standard, che in questo momento facciamo fatica a tenere, però secondo me ci sono ottime possibilità di ampliare, di tornare ad alti livelli, ecco, quindi. Ricordiamo, perché la vostra è una società che opera anche tra l'altro su più sedi e normalmente anche con uno stretto contatto con il mondo della scuola. Sicuramente il mondo della scuola in questo momento è difficilissimo coinvolgerlo, perché chiaramente sono le situazioni più difficili per ovvi motivi di Covid. Speriamo di rientrare anche lì per poter di nuovo avere un numero di tesserati elevato. In questo momento facciamo fatica anche lì. Siamo scesi dai 220-230 tesserati ai 110, quindi noi siamo sotto il 50% rispetto ai nostri anni classici. Questo sicuramente ci crea delle grosse difficoltà, ma anche per poi aiutare gli agonisti ad andare in giro e a tornare ad alti livelli. E con il karate, che ci ha regalato, lo ricordiamo, una grande medaglia di bronzo con Viviana Bottaro alle Olimpiadi di Tokyo, chiudiamo questo 50° appuntamento di Stelle nello Sport. Vi ricordo sul nostro sito stellenellosport.com tutti gli approfondimenti sul progetto. Stiamo lavorando al Galà del 24 settembre, alla Festa dello Sport del 25 e 26 settembre, ma il primo evento è quello che è in arrivo, lo Sport Ability Day, sabato 11 settembre alla Sciorba, per ragazzi con disabilità, una grande festa di sport e di inclusione. Vi ricordo e vi anticipo anche un altro grande evento di cui ovviamente vi daremo tutte le immagini, le interviste e le emozioni, la grande cerimonia olimpica e paralimpica di Regione Liguria e Comune di Genova, che il prossimo 14 settembre premieranno tutti i protagonisti liguri a Tokyo, e ovviamente noi di Stelle nello Sport vi porteremo tutte queste emozioni nella prossima puntata.